Io la prendo la cosa e gliela rompo in testa. Questa è un'area pubblica. No, questa è una privata. Che in acqua no. 38 ettari di paradiso, la riserva naturale di Capogallo, ma per entrare da anni si paga l'ingresso alla famiglia Vassallo. Cosa ne pensate che bisogna pagare per entrare in una... Una stronzata tremenda. Perché se no che ti va a comprare fuori. Sì, sì, sì. Fuori di dentro la nostra proprietà, fuori. Dove finiscono quelle cabine inizia praticamente quella che è di fatto una proprietà privata. Non è tanto un motivo di astio nei confronti della famiglia Vassallo, che di fatto è appunto proprietaria e quindi legittimata a chiedere un pedaggio per il passaggio, quanto più che altro il fatto che né il comune né la regione nel corso degli ultimi anni siano intervenuti appunto nell'intercessione di tale passaggio tramite un esproprio. La famiglia ha da sempre vinto ogni causa, ma né dalla regione né dal comune è stato mai attuato un esproprio, anche se nel 2014 tramite il PUD, il piano regolatore del demanio marittimo, qualcosa stava per essere attuato. Prevedeva l'esproprio di tale area e la contestuale lottizzazione in 80 lotti di tutta la riviera costiera della città di Palermo. La regione stessa risulta colpevole per quanto riguarda il cosiddetto PUDM, in quanto non l'ha mai recepito. Sarebbe veramente folle pretendere che per accedere alla riserva viene richiesto di passare lungo la parte di scogli. Passare dagli scogli sicuramente non è agevole, quindi una persona magari avanti con l'età o una persona affetta da disabilità si troverebbe assolutamente impossibilitata, quindi sarebbe una cosa veramente rischiosa se non impossibile. Non vi sentite un po' di privatizzare la spiaggia per esempio a una persona disabile, no? Le persone disabili hanno l'accesso gratuito. Non... Anche con la macchina. Certo. Pedone 1 euro, bicicletta 1 euro. Motore 2 euro, auto 5 euro, in camper 10 euro. Non vi sentite di togliere qualcosa sia ai palermitani ma anche ai turisti? Sentiamo di dare qualcosa perché la teniamo pulita. Se ci sono dei servizi si paga e sono dei servizi va bene, ma come vedo non c'è nessun servizio, non c'è nulla. Il pagamento è qualcosa di strano, non capisco perché si deve pagare qualcosa di cui non usufruisci di nessun servizio. È casa mia e quindi tengo pulita casa mia, non è un servizio verso gli altri. Siccome questa è casa mia, io tengo pulito casa mia. La soluzione dovrebbe essere anzitutto, dal punto di vista della regione, recepire quello che è stato il PUDM emanato nel 2014 dalla città di Palermo. In secondo luogo sarebbe quello di prendere atto e ufficializzare quello che è la procedura di manifestazione di pubblico interesse per l'utilizzo e l'esproprio dell'area. Questo esproprio di fatto non è mai stato messo in atto, quindi non c'è da stupirsi che la proprietà del terreno chieda appunto un pagamento per accedervi, perché di fatto hanno il pieno diritto di farlo. Eventuale esproprio, voi cosa ne pensate? No, perché qua diventerebbe, come dice il signore, un porcile, per come è tutta Mondello, per come sono tutti i posti, diventa un porcile totale. E tutta la Palermo schifosa ve ne finisce qua, e manco ti immagini, appunto, non trovi una siringa ma ne trovi 100 siringhe. Qua, quantomeno così, in questa maniera, si selezionano le persone e viene gente tutta per bene, ci sono forse l'ordine di tutti i tipi che vengono. Come si seleziona? Facendoli pagare? Certo. È come se fosse una proprietà di tutti noi. Quando un bene è demaniale, significa che appartiene di diritto allo Stato. E lo Stato decide appunto quale uso farne. Le riserve orientate sono appunto volte a permettere alla cittadinanza, così come anche ai turisti, di godere di un patrimonio appunto che è nella nostra disponibilità. In questo caso tale diritto di godimento è assolutamente negato da un'azienda, neanche da un'azienda, da una famiglia privata.